Fra le cerniere che sormontano la cornice, vediamo come si regola il modello K6300. Per la regolazione verticale, allentiamo questa vite di blocco su tutte le cerniere. Quindi procediamo dalla cerniera superiore ruotando questa vite. Ripetiamo l'operazione su tutte le cerniere fino ad ottenere le luci orizzontali corrette. Serriamo infine tutte le viti di blocco. Per la regolazione orizzontale ruotiamo queste due viti compiendo lo stesso numero di giri su entrambe prima di passare alla cerniera successiva. Ripetiamo l'operazione su tutte le cerniere fino all'allineamento delle luci verticali. Per la regolazione di profondità allentiamo questa vite di blocco su tutte le cerniere. Partiamo dalla cerniera superiore ruotando questa vite. Ripetiamo l'operazione su tutte le cerniere allineando il pannello alla parete. Serriamo infine tutte le viti di blocco. A regolazioni ultimate applichiamo le cover. Ecco la resa estetica di una regolazione ottimale. Tutte le regolazioni possono essere effettuate con la chiave a brugola in dotazione. E ricordate, una perfetta regolazione è fondamentale per un efficace funzionamento nel tempo.